audio. Allora, proviamoci. Questo va. Ok, devo cambiare le impostazioni. Devo cambiare le impostazioni della live. Lunga vita al re. Ok, ce l'abbiamo fatta. Vedremo che succede la prossima volta. Forse ho settato male io qualcosa. No. Buonanotte. Lo spirito vi osserva pensoso, poi scompare. Entrate nella sala del trono. Ok. Se fossi un animale, quale sarebbe? Un leone? No. Uno scorpione? No. No. I vostri soldati esigono denaro da alcuni sacerdoti e dalle loro congregazioni in cambio di potere. La regina del sud vi offre 40 libri. Dovremmo costruire una biblioteca. Il torrente Goccia sta allagando una vasta zona del paese. Abbiamo bisogno dell'aiuto della chiesa e dell'esercito. In realtà mi sa che così perdo. Punto. Il popolo si sta ribellando. Vabbè, abbiamo sbagliato. Sono morta già. Oddio. Già come il giovane. Dai, proviamoci più seriamente adesso. Ancora tu. Non di nuovo. Scherzo, so che ci siamo già passati. Vedete, questa è la nostra maledizione. Non capisco. Noi ci ricorderemo di ciascun re e della sua dinastia. Ogni compromesso, ogni morte nei secoli dei secoli. Si dice che solo il diavolo ci permetterà di dimenticare beatamente i re maledetti, ma esiste davvero? Sì, esiste. Un pensiero interessante, forse sì, forse un giorno lo troveremo. Sì. Lo spirito si allontana lentamente. Il torrente Goccia è di nuovo asciutto, dobbiamo costruire una diga. Sì. Questa diga limiterà l'accesso dei vichinghi all'acqua. Quindi poi i vichinghi si incazzano con noi.
Vai. Boone non mi piace, è un bugiardo piagnucoloso, ma utile. Hai ragione. Ma utile. Una nuova tecnica agricola sta migliorando considerevolmente i raccolti. Cosa volete fare del guadagno? Tutto mio. Condividiamolo. Condividiamolo. Possiamo costruire ambasciate nei paesi confinanti. Potrebbe essere un metodo per prevenire le guerre. Ma mi consuma troppi soldi, secondo me. Gli stipendi dei soldati sono troppo bassi. Vi prego di retribuirli adeguatamente e puntualmente. No. Un grosso incendio sta distruggendo il vostro castello, mio signore. Così me lo dice. Salvate la guarnigione, salvate il tesoro. Salvate la guarnigione. Vabbè, così muoio subito. Che vita. Anche Re Enrico l'ho fatto morire giovane. Che pippa. Che tattiglio. C'è un'epidemia di colera nella capitale, la morte blu. Trattate la popolazione, chiudete le porte del castello. È rischioso. Controllo, furia. Quest'anno non succede niente, l'esercito è annoiato a morte. Fateli allenare, date loro del vino. Fateli allenare. Il racconto è stato raccolto. Sfamate l'esercito, sfamate la gente. Sfamate la gente. I popoli di un villaggio, gli uomini del re, dobbiamo intervenire in modo esemplare? Beh, sì. Dovremmo creare un museo della scienza per raccogliere tutte le creature viventi. Posso dare una mano nel tempo libero? I soldi sono quelli che so, però, eh? Lo facciamo? Potremmo avere un problema. Un frate ha iniziato a mordere i suoi fratelli. Si sta diffondendo velocemente. Lupi mannari. Che cacchio è? Che vuol dire? Generale. Non ti hai dato. Si tratta probabilmente di licantropia, non mi riguarda. È un ordine. Generale mi mette i frati in prigione, sotto tortura. Confessano di essere lupi mannari. Sotto tortura si confessa un po' qualsiasi cosa. Oddio. Licantropi, non credo, no. Chiamiamola piuttosto crudele mancanza d'attività fisica. Beh. Il popolo vi reputa un buon re, dovremmo imporre meno tasse. No, ragazzi, no. Mi piace. Oh, Orelin? Abbiamo trovato dell'oro nelle miniere, dobbiamo scavare più a fondo? Sì. Le vostre miniere non forniscono minerale di ferro in quantità sufficiente per produrre armi. Dobbiamo importarle. No. Cazzo. Volete un abbraccio? Sì, no, non lo so. Me lo diminuisce o me l'aumenta qua? Questo cazzo di esercito mi scende sempre. Yeah, dammi un abbraccio. Il regno del sud sostiene che voi siete promesso alla loro giovane principessa. Un rifiuto potrebbe scatenare una guerra. Sì, siamo promessi. No, non siamo promessi. Sì.
Giovanni, la giustizia non mi piace. È un ciarlatano lazzarone. Sì, no, sì, no, sì, no, sì, no. E non lo so. No. Le suore di un convento si sono messe a miagolare come gatti. Si sta diffondendo nel villaggio. È un mio problema? Non lo so. Cazzo. Ok, ho abbassato la chiesa, meglio. Le suore di un convento si sono messe a miagolare. Le suore continuano a miagolare per anni. Alla fine la chiesa le dichiara eretiche e incendia il convento. Madonna mia, come sono drastiche. Il messaggio dice: un villaggio del sud incoraggia la poligamia. O per loro. Inviare la chiesa. Abbiamo messo una nave in quarantena. Potrebbe esserci la peste. Dobbiamo estendere la quarantena a tutto il porto? Ma chi è sta scema? No. È la morte nera. Non sappiamo più cosa fare dei cadaveri. Bruciate i morti, aiutate i vivi. Chiudete le porte al castello. Non posso farlo perché sennò mi diminuisce troppo l'esercito. Devo fare chiudete le porte. No! Questo avrà effetto ogni secondo. Come ogni secondo? Il silenzio sta decimando il vostro popolo. Cazzo! Il nostro esercito è troppo debole per riabilitare. Oh, che palle, sono morta di nuovo. Guidate quel che resta del vostro esercito e morite ai piedi del trono. Sono una pippa. Il re Giorgio è morto. Gerardo. Che fine farà Gerardo? Vorrei celebrare una messa in memoria di vostro padre. Chi è mio padre? Ok. Rex vi invita a seguirlo. Va bene. Vi porta nella foresta. Davanti a un fungo arancione. Mangia il fungo. Questo avrà effetto ogni anno. D'ora in poi saprete quali effetti hanno le vostre decisioni sul regno. È un dono o una maledizione? Ah, buono. Ti curdi piano hois. È accaduto un miracolo nel sud. La statua di un profeta piange sangue. Dobbiamo proclamarlo autentico. Sì. Vorremmo costruire una scuola nella capitale per educare il popolo. No. Oddio. Lo faccio? Lo vorrei fare, però ho paura che sale troppo qua. Vabbè, vai. Ho sentito degli strani rumori nel castello l'altra notte. Dobbiamo avere più pattuglie. No, sì. Per forza no, perché sennò mi finiscono i soldi qua. No. Ci sono troppe persone da giustiziare. Mi serve l'aiuto dell'esercito. Giovanni la giustizia. Vai. Ma che è sto cane? Ho aperto una taverna alla moda vicino al porto. Vorreste cortesemente accordarmi un prestito? No, sì. No, per forza, perché non ho i soldi. Vorrei cantare una canzone per voi. Si intitola Il folle sua maestà. Sì. Tanto tempo fa un povero folle cantava da solo una triste, triste canzone. Per compagno aveva un cane maestoso, una bestia cupa e orrenda. Ma simpatico e pulito, sempre scodinzolante.
Siolanetti Lagna. C'è una crisi in atto della Chiesa, dobbiamo riformare la nostra religione. E non così alla svelta, è per forza questo. I cereali sono molto economici questi giorni, Sire, dovremmo modificare il prezzo del pane. Raddoppiatelo. Per forza. Sono sorella Melusina, la direttrice della nuova scuola. Aiutateci a coltivare le giovani anime. Sì. No. No. La torre della basilica cade a pezzi. Ci serve il vostro aiuto. Sì. No. No. Non riesco a credere che l'abbiate fatta, mi spiace. Non era una cosa seria. Credici. Il regno del sud sostiene che voi siete promesso alla loro giovane principessa. Un rifiuto potrebbe scatenare una guerra. No? Sì. Sì. Il vostro esercito necessita di un buon comandante e voi avete scelto me. Ascoltate i miei consigli. Sì? No. Sì. No. Sì. No. Sì. Il messaggio dice: non credete all'uccello nero, sono notizie false. Io perché? Il messaggio dice: Pipino è una marionetta nelle mani di persone malvagie, triste. Io perché? Canaia, distrapperò tutte le piume una dopo l'altra. Sembra perché. Devi solo provarci, dolce colombella bianca, provaci. Ehi! Entrambi gli uccelli vi guardano, notando infine la vostra presenza. Ah, ben fatto, demone svelazzante. Ottimo lavoro. Ora sa tutto, guardando voi. Sì, no. Sì. Tutto questo tempo sprecato a scrivere i miei potenti messaggi, tutto per niente. Sì. Chi sono io, il vero autore dei messaggi? Mi avreste creduto, ma avreste creduto a un piccione? No. Non ascoltatelo, le prove che non è nemmeno nato nell'uccelliera di questo castello. Tutto falso e opinabile, avete una scelta da fare, mio re. Solo un uccello può restare, quale? Cazzo, devo scegliere fra due uccelli, mo? Quale uccello scelgo? Ragazzi... è una scelta molto difficile. Fra l'uccello bianco e l'uccello nero preferisco il nero, quindi l'altro. Spero di aver deciso bene. Amore mio, vorrei organizzare un torneo. Dovreste passare sul mio cadavere o sì? Oddio. Diciamo sì, dai. Anche se in realtà va a finire che se mi aumenta troppo questo... Ci proviamo? Vai. Mia signora, attendiamo una visita del re dell'Ovest. Noia, che gioia. Che gioia. No. Dobbiamo organizzare un grande banchetto? No, per forza. Il re dell'Ovest stava preparando un attacco a una delle nostre province. Dobbiamo inviare l'esercito? Sì. Il raccolto è un disastro, la gente è affamata. Vi prego, Sire, diminuite le tasse. No, no, è impossibile. Scende troppo questo valore qua dei soldi. Come osi? Yamito. No! Il popolo si è incazzato. Sono morto. Gerardo è morto. Viva il re Giovanni. Quanto durerà?
La vostra fortuna prospera, vedo nuove carte, nuovi percorsi attraverso i campi delle vostre vite. Non intendo pagare per questo, sì. Oh. Wow. Junius Lingualunga ha ragione, una potente forza magica creerà per voi nuovi futuri. Sì, come? Sì. Ci sono tre segreti in questo nuovo universo. Vai avanti. La falsa fortuna può aiutarvi a scoprire un alleato inaspettato nelle prigioni. La lucertola ambiziosa può portare pace per le generazioni a venire. La festa funesta non finirà bene, ma almeno morirete in modo creativo. Cosa? Cosa? Succo, ulta. Vi serve del credito, Sire? 2000 pezzi d'oro al 5% di interesse, ma anche no. Calacu, io sono Madame Leana. Posso aiutarvi a comprendere le leggi della natura e i limiti del genere umano. Siate discreta. Sembra utile. Sembra utile. Ah, l'uccello nero. Il messaggio dice: un gigante sta facendo tremare la terra intorno a Pavoli. Mandate i sacerdoti in aiuto. Inviate l'esercito? Sì. Sì. È rischioso, però. Ci provo? Dovremmo attaccare il Regno del Sud. Si fa ogni giorno più forte. No, sì. No, sì. No. Diciamo sì. Mio signore, un bravo dottore ha appena salvato la vita a mia nipote. Mio nipote è anche un po' mago. È qui ora. Sono occupato, fatelo entrare. Sono occupato, fatelo entrare. Sono occupato, fatelo entrare. Fatelo entrare. Sono dottore alchimista avvelenatore. Posso occuparmi della vita per voi o della morte. Benvenuto, concentratevi sulla vita. Benvenuto, concentratevi sulla vita. Concentratevi sulla vita. Vita! Posso insegnarvi un paio di cose sulla magia bianca? Sì, no. Tantau. Prima dovete dimostrare di essere degno del mio tempo, però. Pipapu. Pronunciate la sacra parola zgando con l'accento dell'est. Che cacchio. La sacra parola zgando con l'accento dell'est. Vabbè, a caso completamente. Non era la risposta giusta, ovviamente. Andiamo insieme al festival di primavera? Posso invitare alcune amiche carine per intrattenere i visitatori stranieri? No. Se dicono qua che succede, aumenta. Okay. Mio signore, volete giocare a Nano Rosso? Iniziamo con una piccola somma. Non voglio mandarvi in rovina. No. Oddio, non lo so. Che faccio? Gioco? Gioco, dai. Il dado è tratto. Sono abbastanza sicuro di aver vinto. Volete magari alzare la posta in gioco? Mostrami. Rivelando due dadi. Avete vinto, ma si è trattato solo di fortuna. Scommetto che non riuscirete a ripetervi. Accetto la sfida? No. No. Il dottore sta guidando esperimenti empi in una stanza segreta. Dove deve essere fermato. Ne sono ben consapevole o no? O sì? Sì. Cotra, che dica, questo non c'è niente di male in questa stanza, devo pur condurre i miei esperimenti da qualche parte. Siate discreto. Un gruppo di paesani sostiene di essere attaccato da esseri celesti. Probabilmente è solo un trucco per pagare meno tasse. Mi fido di loro. Volete sposare la giovane principessa di un regno vicino? Sposiamola.
Rex geme disperato, c'è qualcosa che non va. Accarezza il cane. Il tempo è finito, lo spazio non ha senso. Eccolo che arriva di nuovo. Sentite la bocca che si serra come se non ne avesse mai avuta una. Piccolo re, piccola marionetta. Nessuna parola. Pochi pensieri. Molte morti. Secoli fa avete chiesto il potere eterno in cambio della vostra anima. Fortunatamente non avete fatto alcun cenno all'immortalità. Ogni vostra morte è un piacere. Ancora più gioiosa è la scelta che vi sottoporrò ora. Vai, piccola marionetta, ci rivediamo tra 666 anni. Ah, è vero, perché sono 666 anni. Ho incontrato il demonio. Maledizione infida. Questo effetto avrà... Questo avrà effetto ogni anno. Ultimo desiderio. Il prossimo personaggio a cui direte sì, morirà. Come? La regione montuosa vicino al confine orientale mal accetta l'autorità di vostra maestà. Che facciamo? Non me ne importa. Che facciamo? Quanta kentaio. Potremmo demandare a Sir Enrico il governo della regione e fargli pagare il privilegio. No, sì. Vediamo se dico sì. Se dico sì, questo muore. Nel corso di quello stesso anno venne trovato un corpo orribilmente deformato. Poverino. Antau, Chuchita. L'estuario del torrente Goccia è una pericolosa palude per i viaggiatori. Dobbiamo sanare l'intera area. Però qua... C'ho paura che... Se faccio sì, aumenta troppo. Se faccio no, non succede niente, invece. Il nostro esercito è forte, stiamo vincendo la guerra. Dobbiamo imporre un trattato di pace? Sì. No. Che c'è? Le miniere sono colme di oro, sire. Siamo ricchi, sono ricco. Siamo ricchi. Ita, onti, vita. Gli abitanti dei villaggi occidentali hanno paura dei goblin. Chi se ne occupa? La chiesa, voi? Come voi? Voi. Vorrei condurre delle nuove ricerche su armi e guerre. Mi aiuterete? No? Sì. Ho paura che qua farò un guaio. Vorrei condurre delle nuove ricerche. Devo dire no. Perché se dico no, forse questo scende e mi salva. Se dico sì, aumenta e muoio. Ok. Abbiamo schiacciato gli eserciti invasori. I bottini sono eccellenti. Bravi. Nessuna razzia. Nessuna razzia. Il torrente Goccia è di nuovo asciutto. Dobbiamo costruire una diga. Sì, no. Sì. Questa diga limiterà l'accesso dei vichinghi all'acqua. Siete sicuro? No, sì. Sì. Cazzo, Giovanni... È durato 20 anni. Primo re che riesco a far campare così tanto. È diventato addirittura vecchio. Giovanni il Vecchio. Allora. I mercanti vorrebbero costruire una nuova gilda e inviare il loro rappresentante a corte. Sì, no. Dovremmo inaugurare un pellegrinaggio alla tomba di Sant'Armando. Perché mai? No.
che te tra appetiti. Dovreste imporre un coprifuoco. Le strade della capitale non sono sicure durante la notte. Sì, no. Sì. Io mi tavolo. Tutte le nostre catapulte sono state sabotate. Dio ci proteggerà. Trovate i traditori. Trovate i traditori. Talati. Wask, Rabadan, Sony. La mia famiglia ride delle dimensioni di questo castello. Dovremmo costruire un palazzo più imponente. Ma non ci penso proprio. Irkdish. Vorrei celebrare una messa in memoria di vostro padre. Sì. Il torrente goccia sta allagando una vasta zona del paese. Abbiamo bisogno dell'aiuto della chiesa e dell'esercito. Sì. Regina Viviana è amata dal popolo e dall'esercito. Datele più potere. Sì. Sì. Citaf. Non ve ne importa nulla del vostro popolo. Sì. Focicillala. Tutto qui è tutto quello che avete da dire al riguardo. Affari di Stato. Che dica tu? Un duca? Un duca ha deciso di riportare in auge il diritto feudale che permette al signore di dormire con una donna durante la sua prima notte di nozze. Lasciategli fare ciò che vuole. No, non può farlo. La scuola è un elaborato meccanismo per fare il lavaggio del cervello a un'intera generazione con idiozie religiose. Fermatela. Sì, no. No. Why? Vorrei aprire un paio di negozi per le mie pozioni e i miei ninnoli. Sì. Allora, contigo io. Uria. Mio signore, che ne dite di due tiri di scherma? Sono un buon insegnante, scommettiamo del denaro. Ok, in guardia. Sadaruria. Mi muovete troppo lentamente, non finiremo mai. Allora, così vado. Vai! Allora. Avete provato a fare soldi con questa impressionante abilità di spazzolamento? Sadaruria. Questo sarà difficile da parare, fate attenzione. Vostra madre sarebbe così fiera di questo talento per il punto croce. Con te si farebbe un bel maglione, non mia madre. Che si farebbe un bel maglione. Chi contia? Dove avete imparato questa mossa? In ospedale? Tale. Ora vi attacco. Quando? Ci proverete. La voglio io. Avete provato a fare soldi con questa impressionante, vabbè, le solite cose, ti spolvero, sì, ho fatto fortuna. Continua. In guerra e in amore tutto è concesso, parole, eccetto tu. Parole. Io. Cazzo, ora mi difendo. Cinghiale furioso. Un po'. Si chiama Morte Nera. Po'. Ma che, come funziona sto combattimento? Aspetta. Devo attaccare, vai. Hai tanti dubbi, tavolo, come si beha? Mi fa bene. Vai. E muori. Nuova mossa, calabrone traditore. Avete vinto, Sire, la fortuna del principiante. Volete sapere come migliorarvi? Sì. Oddio. No. Tokai Lagorian. Il mercato nero non è mai stato così fiorente. Dovete inviare l'esercito nelle strade per porvi un freno. Ma questo non era morto una volta? Non lo so. Oh, comunque 34 anni al potere. Grande Re Giovanni. Sì, no. Sì, no. Sì, no. Sì. La Gilda dei Mercanti vende merci abitualmente prodotti dall'abbazia. Ponete fine a questa cosa. No, sì.
No. No. Vostra Altezza, siamo sotto attacco. I mendicanti hanno invaso le strade. Cacciateli via, lasciateli fare. Lasciateli fare. Cacciateli via. Tafka, Sefraran. Amore mio, vorrei organizzare un torneo. Dovrei passare sul mio cadavere, sì. Ma sì, dai. Madonna, quanti soldi che sono scesi. Lunga vita al re, oggi festeggiate 50 anni. Lo faccio. Sì, lo so già. E che cambia? Sì. Dovremmo davvero cambiare la nostra bandiera, non è più alla moda. Che opzioni abbiamo? Che ne dite di un maiale blu con una corona viola? Sì, basta così. Maiale blu con una corona viola? Basta così. Mio signore, i lupi divorano i nostri bambini. Possiamo cacciarli? State bluffando? Date loro la caccia per... Darò loro la caccia personalmente. La caccia è stata un successo. Dovremmo festeggiare con un banchetto questa sera. Date il cibo al popolo? Sì, date il cibo al popolo. 40 anni al governo. Questo è l'inverno più freddo degli ultimi anni. Degli ultimi 30 anni, aggiungete il magro raccolto e capirete che il popolo sta morendo di fame. Date loro le nostre scorte, non posso aiutarli. Ho fatto solo per far scendere un po' gli indicatori. Vorremmo istituire una nuova tassa per la chiesa da condividere con la corona. Sì? No. No. Sì, dovremmo investire del denaro nella corruzione, nella costruzione di un granaio pubblico per prevenire la carestia, no? Sì. Ma i soldi sono pochi. No. La nostra bellissima capitale puzza di immondizia. Per 6 mesi all'anno costruiamo un sistema fognario. No, sì. Dobbiamo costruirlo però. Cazzo. Ho finito i soldi, ora muoio. Il vostro paese è allo sfascio, mio signore. I mercanti e la nobiltà possiedono tutto quanto. Addio, re Giovanni. ...45 anni al potere ho fatto. Re Roberto. Takun Ladu Mariandi. Ma che ha detto? Allora... un attimo solo. Dai un attimo... Mio signore, sono maestro Wao Zhan, il capo della gilda dei mercanti. Accettate questo simbolo della nostra gratitudine. Non mi lascio rompere, sì. Una distinta compagnia di soldati ubriachi ha saccheggiato un'abbazia. Vogliamo giustizia. Sì. Mi piacerebbe avere la possibilità di frequentare la scuola per studiare orticoltura. Sì. È sceso tantissimo. Potremmo organizzare il vostro matrimonio con la principessa del nord, così fermeremo la guerra. Sì? No. Sì. Il messaggio dice, si vocifera che un drago abbia pianificato un'invasione nella vostra tesoreria. Aumentate la sicurezza, deve essere una lucertola. Non c'è nessun bisogno di offendere. In guardia, ecco il tesoro. In guardia. Mi ha ucciso? Cazzo!
Mi ha ucciso. Beh. Beh. Giacomo. Sussurrando, una giovane donna sostiene che suo figlio sia un vostro bastardo. Dobbiamo far sparire il problema. No, sì. No. Il padre. Sono un padre. Diventa presto evidente che il figlio intende restare. Sta bene. Rex vi invita a seguirlo. Va bene. Vi porto nella foresta. Non qui. Rex vuole giocare. Prendi. Riporta indietro la palla. Ancora. 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 Si stanca mai sto gatto. Vabbè, basta così. Rex vi porta in un'area dimenticata della prigione. Scendere di più. Scendiamo. Questo avrà effetto ogni secondo. Ops. Ops, ops. Impossibile fare marcia indietro. In vostra essenza il regno cade ineluttabilmente nell'anarchia. Cazzo. Dopo un attimo di esitazione tassate i muri. Ci sono due uscite. Continuare, continuare. Un vicolo cieco, dovete tornare indietro. Varcare la porta fuoco o varcare la porta neutrale? Fuoco. L'area di... puzza di vomito. Varcare la porta aria, varcare la porta arsenico. Direi aria. Sentite nell'aria fresca, vedete una luce dietro la porta mai chiusa. Battere la porta, tornare indietro. Mi fa male un piede. Niente. Torna indietro. Avete trovato una via per uscire dalla prigione, forse, ma il vostro potere agli sgoccioli è un nuovo resistaglio all'orizzonte. Cosa? Ma come? No, vabbè. Avevo capito che fossi a tempo. Un altro regione. Vediamo se dura come l'altro. Ho sentito degli strani rumori nel castello l'altra notte. Dobbiamo avere più pattuglie. Sì. Abbiamo scoperto l'ingresso di una cripta sotto al castello. Vado. Sono tornata. Ok. Aria. Torno indietro. Continuare. Lo scheletro piange e ride in modo sinistro. Una spada molto lunga. Attacca. Immagino che non siate recuperato fin qui a fare conversazione. Calabrone traditore, dai. Sono un noioso cadavere intrappolato in uno stupido labirinto. Nessuno è perfetto. Tutto solo, cantando, perso e discretamente matto. Discretamente. A me sta bene. Immagino che non siate arrivato... Vai! Sono morta! Morite dissanguato sul sudicio pavimento della prigione. Dai. Sono stata scema. Sono stata proprio scema. Completa questa lavoria. Un gruppo di persone inferocite sta dando la caccia alle streghe. Siamo autorizzati a uccidere se necessario? Sì, no. Sì. A quanto pare questa improvvisa follia è dovuta ad un avvelenamento da segale. Dobbiamo bruciare le scorte? Sì, no. Per forza sì. A quanto pare questa con le scorte decimate c'è una verosimile possibilità che il vostro popolo morirà di fame. Amen. Governate come un perdente. Come dici? Il migliore spettacolo che offrite al vostro popolo è quello stupido festival di primavera. A me piace. Sì, balliamo come anatre mentre un idiota violenta un liuto. Veramente medievale e imbarazzante.
La gente vuole la tragedia, l'azione, le storie d'amore proibite ai minori. Voi vi dovete intrattenere. Sì. Quindi mi sono autoproclamato capo del dipartimento intrattenimento. Va tutto bene, non dovete ringraziarmi. Dico di no. Io me ne vado, sareste libero di ballare al festival di primavera per tutto il tempo che volete. Ok, resta. Vidri. Il popolo del nord. Il popolo del nord è superstizioso e sacrilego. Costruiamo più chiese? Sì. Sono d'accordo. Abbiamo messo una nave in quarantena. Potrebbe esserci la peste. Mariser Tandute Conta. Gli orari della capitale hanno istituito un cartello per organizzare il loro commercio. Vogliono la vostra approvazione. Sì. Date un'occhiata alla strana cosa che ho creato la settimana scorsa mentre pasticciavo con alchimia e arti oscure. Magnifico! È un vaso. Avrei un regno da mandare avanti qua. Magnifico. Bussare. Ma che? Cosa? Non vuoi il dottore, è un bugiardo. Mi ha trovato a... la masca. Cosa sei tu? Chi sei tu? Una domanda così vasta da virare nell'assurdità. Perché non si legge? Tornate a... magnifico, no. Tornate con il sangue congelato. Magnifico. Ladu Closberry. Mercante straniero sta vendendo nuovi attrezzi agricoli. Dovremmo riprodurre le sue merci. Sì, no. Sì. Il regno del sud sostiene che voi siate promesso a una loro giovane principessa. Un rifiuto potrebbe scatenare una guerra. Ok. Il messaggio dice: i solani stanno preparando un'invasione al regno. Mandate l'esercito o non è vero? Mandate l'esercito. L'esercito è stato mobilitato contro una minaccia che non si è mai materializzata. L'uccello nero mi ha detto una palla. Oltraggioso, generale Bloomington è stato visto nel letto della regina. Chi volete giustiziare, la regina o il generale? La regina. Che parte? Abbiamo trovato dell'oro nelle miniere. Dobbiamo scavare più a fondo? No, sì. Sì. Potrei costruire un ospedale per prevenire l'insorgere di epidemie. E il dottore? Computra. Sì, la vostra urina puzza di rododendro questa mattina. Dovreste evitare di andare a cavallo per un po'. Sì, no. Sì. Devo davvero dirvi per quale motivo il dottore non può gestire l'ospedale. No. Non era mia intenzione. Quindi per quanto riguarda l'ospedale, sì. L'ospedale minterà le conseguenze di epidemie e catastrofi. In una delle mie mani ho un regalo per voi. Sinistra o destra? Destra. Prendo il stringualunque e vi consegno una croce dorata. Poi scappa via urlante. Questo maledetto giulare ha rubato la nostra croce. Ma che cosa avete in mano? Riprendetevela. Riprendetevela. Ho visto delle strane luci nel cielo la scorsa notte. Forse significa che il mio destino è governare questo regno. Ma questo sa buono cacà. No. Gli studiosi ne sono convinti. È un miracolo. Volete riconoscerlo? Ok. Cazzo.
La situazione vi si è ritorta contro. Il giullare, ora un santo, è riuscito a ridicolizzare la chiesa mettendosi a vendere raccapriccianti visioni miracolose. Il popolo si sta ribellando contro gli ultimi residui della chiesa. Dovete fuggire. Cacchio. Edoardo è il mago. Bella merda. Mi ha fatto morire proprio brutto questo. Un terremoto ha distrutto gran parte della capitale. La guardia cittadina attende i vostri ordini. Salvate le vittime, impedite le razzie. Salvate le vittime. Il messaggio dice: un kraken è stato avvistato sulle coste del regno e i pescatori sono terrorizzati. Preghiamo. Preghiamo. Il messaggio dice: gli isolani sono una minaccia, dobbiamo attaccarli prima che loro attacchino noi, sì, come l'altra volta. No. Yamito, sei incattivore tu? Cazzo! Ho perso di nuovo. Poverino. Non è durato niente questo re. Solo 3 anni. Il raccolto è stato eccellente, maestà. Sfamate la gente. Il messaggio dice: un piccolo villaggio nelle baronie orientali ha creato un golem. Impossibile. Tutte le nostre catapulte sono state sabotate. Trovate i traditori, Dio ci proteggerà. Trovate i traditori. Se fossi un animale, quale animale saresti? Un leone? Sì. Pipapu. Ho un dono per voi, ma voi... ma ha un prezzo, dovete dimostrarmi di essere un re meritevole. Sì, no, sì. Ok, sai, ma è tuo. Governate per 15 anni soffrendo dei maligni della vecchiaia e poi ne riparleremo, ok? Età avanzata, non riuscite più a capire, più a sentire e a capire correttamente. In preda alla paura cercate disperatamente di nascondere la malattia alla corta. Corta. Oddio. Mio signore, Jubius Lingualunga ha liberato un pollo e si è scatenato il pandemonio. Inviate l'esercito, chiudete le porte del castello. Chiudete le porte del castello. Cazzo. Sire, dovremmo investire per prevenire... non riesco a capire. Comunque dico sì. Provvidenza. Ah, il granaio. Il granaio è stato costoso, ma è una buona protezione contro carestia e malcontento. Gli sforzi diplomatici delle nostre ambasciate potrebbero essere in grado di fermare la guerra. Sì, no. No. Festival di primavera. Posso invitare... le tue amiche per i visitatori? Sì, no. No. Un villaggio remoto stanno insegnando. Ah, stanno insegnando a sputare in faccia agli uomini del re. Dobbiamo intervenire? No, sì. Sì. Mio signore, potrebbe interessarvi un'impresa coraggiosa? Sì. Potremmo investire nel commercio degli schiavi. Garantisco che il tesoro sarà... no, sempre che non debba sapere dettagli. No, no. Commercio degli schiavi no. Dovrei... isolani ingrati per tutto quello... no. Potremmo organizzare il vostro matrimonio con la principessa del nord. Ok.
Vorrei organizzare un torneo. Mio signore, volete giocare a Navarro? Iniziamo con una piccola somma. Ok. Il dado è tratto, sono abbastanza sicuro di aver visto. Rivelando che... Pare, avete vinto, Sire. Accetto la sfida. Il dado è tratto, Rivelando... Avete vinto. No. Basta così. Oh! Sono passati 15 anni! Madame Leona agita le mani e all'improvviso la malattia scompare. Alà, ingavu. Ce l'avete fatta, siete sopravvissuti alla mia maledizione. Ora scegliete un dono. Un rubino rosso e freddo e una corona d'oro. Rubino rosso e freddo, sarà il sangue congelato? Oh, ma come sono brava. Sto andando bene. Sto andando bene. Filosofia cura. Avete trovato il sangue? Sì. Adagiate il rubino nel vaso, si dissolve immediatamente, rivela. Chi sei? I nomi sono irrilevanti, servono solo a rendere chi li porta schiavi di un attraente quanto discutibile senso di identità. Cosa sei? Io sono l'idea pura di un uomo, una meraviglia di alchimia creata da un saggio scienziato in un'età da tempo dimenticato. Pura quanto. Sono quanto di più simile a uno spirito puro un essere vivente potrà mai aspirare a essere. Una mente perfetta grazie a un corpo impossibilmente debole. Ha senso. Davvero, io metto in discussione la materia stessa della vostra realtà e la cosa vi disturba. Non vi disturba? No. Che cosa allora? Il vostro regno, il vostro potere, le vostre scelte, ma mi appartengono. C'è i Arcle. Dovreste imporre un coprifuoco. Le strade della capitale non sono sicure durante la notte. No. C'è i Olim Orelem. Una folla incollerita sta attaccando la principale casa di piacere della città. Dicono che sia posseduta. Disperdete la folla, mi servono più informazioni. Disperdete la folla. Mi servono più informazioni. Cazzo! Ho sbagliato. Vogliono uccidere. In breve a farvi fuggire nelle profondità del castello, scoprendo posti che vi erano sconosciuti. Continuate a esplorare. Attaccare. Fuggire, attaccare. Sono una pippa. Lagon Mariandi Yandimar. Mio signore, le nostre relazioni commerciali con l'est si stanno velocemente deteriorando. Sono molto più ricchi di noi. Non voglio sapere che opzioni abbiamo. Marie Berry. Che ne pensate di una bella crociata? Buona idea. Cazzo. Si è abbassato tantissimo il regno, cioè il popolo. Questo avrà effetto ogni secondo. Crociato. L'annuale sterminio di infedeli è un modo vantaggioso di ridurre la popolazione. Non era quello che avevo in mente. Credo che dovremmo attaccare il regno dell'Ovest. Una bella guerra chic. Sì? No.
No. Vorrei condurre delle nuove ricerche sulla leggendaria trasformazione del piombo in oro. Mi finanzierete? Sì. Uita, non c'è. Ho trovato funghi blu e marroni nella foresta. Quello blu sembra commestibile. Datemelo. Cosa ci to? Prova quello blu. Ok, quest'anno improvvisamente siete molto felici. Poi iniziano ad accadere cose strane. Qui a Lamasco giace il segreto meglio custodito del mondo. Sapevo che venire qui aveva un senso. Devo dire che tutta questa storia della crociata è stata un'esagerazione, ma dato che ci siamo... Sì. Dal momento che mi avete dato il sangue congelato, io vi dono... Il senso della vita? No, non esattamente. Sapevo che non esisteva. Vi dono la vita. Cosa? L'omuncolo vi porta una strana macchina piena di cavi e manopole nascosta sotto il palazzo di Lamasco. Questo apparato mi ha creato, può aiutarvi a rigenerare qualsiasi forma di vita. Sapete già cosa volete creare? Sì? No. Lo so? Lo so o non lo so? Lo so? Lo so? No, non credo. Tornate a trovarmi a Lamasco quando avrete seriamente pensato a cosa vi serve. Ok. Perché Boone è diventato un coniglio? Ok. Un'esplosione nelle miniere ha ucciso almeno un centinaio di persone. Dobbiamo continuare a scavare? Sì? No. Oddio. In entrambi i casi c'è un rischio. Dico sì. Sono diventati tutti conigli. Nelle prigioni abbiamo trovato un corpo senza nome né mani. Dobbiamo rinforzare la guarnigione. Sì. Non serve a niente. Non serve a niente. Abbiamo scoperto un altro corpo nelle prigioni. La gente inizia a essere nervosa. Chiede più sicurezza. Sì. No. Sì. Vorrei aprire un paio di negozi per le mie pozioni. Sono diventati tutti coniglietti. Ah, perché ho preso il fungo, perciò vedo tutti i conigli. Vi serve un credito? Sì, 5% interesse. No. So chi è il killer della prigione, il malvagio boia. Potrebbe essere. Vi credo. Io, la violenza è il mio mestiere, non il mio hobby. Preferisco coltivare verdure e studiare la bellezza della natura. Beh, in effetti. Chi è allora l'assassino? Non lo so. Il nostro popolo si raduna ogni venerdì per cantare inni sulla vostra gloria. Incantevole, perché mai? Incantevole. Hanno paura di voi e del vostro esercito. Fanno bene, però sono anche simpatici. Una distinta compagnia di soldati ubriachi ha saccheggiato l'abbazia. Vogliamo giustizia, ok. Dovremmo attaccare il regno del sud. Si fa ogni giorno più forte. Sì. C'è stata una rapina. Il tesoro è stato attaccato da una banda spudorata. Amici vostri? Sir Enrico si difende in modo veemente. Alla fine vi rivela i complici, i nomi dei suoi complici e trovate la metà del tesoro. Che strategia. Sire, la vostra urina puzza di rododendro. No. Kentaio. Da quale lato della strada devono circolare le carrozze? Sinistra o destra? Sinistra. Aiuto, aiuto. Il granaio pubblico in fiamme ha inviato una guarnigione. Sì. Trimidri. Vorrei celebrare una messa in memoria di vostro padre. No.
Se fosse possibile cambiare la vostra decisione precedente, lo fareste? Sì. Interessante, risponde l'omuncolo prima di sparire. Cottage Treg di Agiestica. Nel corso delle mie ricerche ho scoperto un metodo piuttosto ingegnoso per distillare l'alcol. Vorrei condividerne i profili. Sì. Certo, Paddu! Per compagno aveva un cane maestoso, una bestia cupa e orrenda, ma simpatico e accoglito, sempre scodinzolante. Il vostro regno è povero e debole, un mio amico magnanimo offre il suo aiuto gratuitamente. Sono Guglielmo di Sherwood e credo di aver individuato una rotta commerciale via mare per raggiungere l'Oriente. Finanziate la mia spedizione. Ok. Ho sentito degli strani rumori nel castello l'altra notte. Dobbiamo avere più pattuglie. Sì. Va bene. Entra nella carovana. Yardu. Nobile. Lagon Sedorian. Pieno di gloria dalla regale postura, davanti a lui giace un cane. Uste. Tokai Udri. Con gli occhi rossi e un sorrisetto. Eccolo che torna il diavolo. Cosa? Continua. Udri. Fanno 600 pezzi. Cacchio. So che in fatto di economia siete del tutto ignorante, ma non vorreste tenere un bel discorso ispirato davanti ai mercanti? Sì? No. Ok. Ho scoperto un nuovo mondo. Ci sono alberi d'oro, fiumi d'argento, montagne di diamanti e dei selvaggi. Fondiamo una colonia, deprediamo. Fondiamo una colonia. Colonia. Il nuovo mondo contribuisce al tesoro e all'esercito ogni anno, ma sarete in grado di gestire un simile impero? La felicità del vostro popolo è un obiettivo rilevante? Un'aspirazione dipende. Un'aspirazione. Pazzo. Vado per poco. Per poco. Stavo per morire. I vincitori si rifiutano di scavare oltre. Vogliono un aumento. No. Vorremmo istituire una nuova tassa per la chiesa da condividere con la corona. Sì. Direi di fermarmi qui per adesso. E la prossima volta continueremo questa assurda vicenda. Comunque Giorgio il colono si sta comportando bene. Sto facendo vivere. E vabbè. Bene. È anche ora di pranzo, quindi vi lascio. Ciao a tutti.